Marco Ruffini per Cuore Giallo Blu, Valerio Amoroso, un grande Valerio Amoroso, oggi record di spettatori, partita con Capodorlando, tutto quasi bello, perché quasi? Perché abbiamo perso, perché abbiamo giocato male, molti tiri non sono entrati, tanti errori, non abbiamo difeso bene il primo tempo, tante piccole cose che contro una squadra come Capodorlando non ti fanno vincere. Capodorlando si è presentata al meglio, nuovo americano cambiato Mais che ha fatto la partita, forse una delle tante azioni, la tripla un minuto dalla fine con Torino in grande rimonta. Poi Gergati prova a impattare, anche lui la scelta di tirare arresto e tiro da tre? Sì, no, la prima è entrata, la seconda era quando in un momento va in striscia e se metteva quella il palazzetto cadeva e la partita era nostra. È normale, io pure nei suoi panni avrei tirato la seconda bomba, poi non è entrata, sfortuna, però ci sta, io pure avrei fatto la stessa scelta. Lorenzo Cergati per noi è praticamente un beato quasi, perché dopo la stagione dell'anno scorso e la finale di Matera può fare cosa vuole, quindi ha comunque molti crediti. Comunque parliamo un attimo della partita brevemente, poi lo faccio. Oggi è stato sommerso da autografi, oggi c'era veramente tanta gente, quindi sarà un po' cotto. Torino parte fredda probabilmente, Capodorlando parte invece carichissima, Portannese, Basile, subito due bombe. Partiamo subito a handicap. Sì, è l'inesperienza credo, siamo ancora giovani, non siamo navigati, insomma loro erano pronti, sapevano quello che dovevano fare, ci hanno messo subito le mani addosso e noi prima di reagire ci abbiamo messo un bel po' di tempo. Il problema è stato che la reazione c'è stata ma non convincente, quindi abbiamo finito il primo tempo a meno 20. Andare a meno 20 con una squadra come Barcellona è quasi Capodorlando. Sì, Capodorlando. Tanto si vogliono bene tra loro. Sì, si amano. È quasi impossibile riprenderla dopo con giocatori di talento e di esperienza che hanno loro. Però nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, alla fine forse un po' troppo tardi. Io ho speso molte energie, alla fine non ero fresco, non ero lucido, però era l'unico modo, la distanza era tanta tra noi e loro, quindi bisognava fare così. La chiuderei così dicendo innanzitutto ringraziando Valerio per la disponibilità, ha fatto una partita clamorosa, i tifosi hanno applaudito la squadra che perde la sua prima partita dopo quasi due anni, quindi non siamo abituati male qui dentro. E poi un mio personale complimento aggiuntivo, Valerio ha fatto la sua analisi della partita senza accennare minimamente alle famose assenze che ormai se ne parla a iosa, questo fa onore perché si gioca con quelli che ci sono tutti equipollenti come si dice, quindi nonostante aspettiamo Mancinelli, Stile, Zanotti, infortunato dell'ultimo secondo, e ringraziamo Valerio. Grazie a voi.